Ciao bassisti, nella scorsa puntata dei primi bassi abbiamo parlato di triadi maggiori. Oggi andremo a modificare una sola nota e trasformeremo queste triadi in minori. Dopo averle studiate nei primi quattro tasti dello strumento anche questa volta, andremo a utilizzarle per fare musica. Ma prima, sigla! Eccoci qua, già armati di strumento, per capire subito la differenza fra la triade maggiore e la triade minore, sentirla soprattutto. Abbiamo detto che cambia una sola nota. Qual è questa nota? È la terza, che non è più una terza maggiore, ma è una terza minore. Quindi se noi andiamo a prendere lo schema di intervalli dell'ottava, a partire da Do, per esempio, andremo a selezionare la tonica, o fondamentale, quindi il Do, la terza minore questa volta, quindi il Mi bemolle, e la quinta giusta, che rimane la medesima che nella triade maggiore. Cambia molto? Beh, direi proprio di sì, il suono è molto diverso. Triade maggiore, accordo maggiore, triade minore, accordo minore. Qui abbiamo un colore, un mood allegro, e qui abbiamo un colore o un mood triste. È una delle differenze che in musica salta subito all'orecchio. Anche all'orecchio meno esperto è subito chiara la differenza fra un accordo o una tonalità maggiore, solare, quindi positiva, che esprime trionfo, e una tonalità o un accordo minori che invece esprimono tristezza, malinconia. Sono due colori fondamentali che in un brano di solito si alternano proprio a creare degli alti e dei bassi, diciamo così, delle differenze, dei colori appunto. Noi adesso stiamo parlando dei pilastri dell'armonia, che sono appunto le triadi e gli accordi che queste sviluppano quando noi andiamo a suonare insieme, e quindi armonicamente, le tre note che le compongono. Va da sé che i pilastri dell'armonia per un bassista sono davvero molto molto importanti. Sono importanti per tutti, ma per un bassista lo sono in particolar modo, perché la funzione di questo strumento è proprio quella di sostegno dell'armonia di un brano. Quindi ritengo davvero molto molto utile il lavoro che stiamo facendo e mi raccomando di farlo in maniera molto meticolosa. In ogni caso, per farvi capire l'importanza di questa terza che noi oggi abbiamo modificato da maggiore in minore e quindi il suo peso in armonia, vi faccio una piccola anticipazione che riguarda le scale, che è un argomento che verrà trattato più avanti. Una scala non è nient'altro che una successione di intervalli scelti all'interno appunto di questa nostra ottava composta da 12 semitoni, tipicamente 7 note o 8 note in alcuni casi. Ognuno di questi gradi della scala ha un nome in armonia che definisce un pochino il suo ruolo, e il terzo grado, quindi la terza, prende il nome di modale o caratteristica, perché va a definire proprio il modo maggiore o minore di una scala e di un'eventuale tonalità che questa scala va a delineare. Quindi è davvero l'intervallo più importante, il grado più importante. Ora che si parli di scale o di triadi, ok, la cosa non cambia, il ruolo è sempre quello, ok? Noi stiamo sempre delineando un mood triste o un mood allegro, che sono i due colori più importanti in musica. Direi, bando alle ciance, è il momento di suonare, quindi vediamo subito l'esercizio di oggi da sviluppare nei primi quattro tasti. Come vedete la partitura è molto molto simile a quella dell'ultima volta. Cambiano le sigle sulle battute che vanno a indicare delle triadi minori, quindi la M piccola a fianco alla lettera maiuscola indica che è un accordo minore e quindi una relativa triade minore, mentre senza nessuna lettera a fianco indica appunto una triade maggiore. Quindi le note che vanno a comporre queste triadi sono tonica, terza minore e quinta giusta. Anche in questo caso queste triadi minori ce le andremo a suonare per quarte ascendenti, come l'altra volta, quindi prima Do, poi Fa, Si bemolle, Mi bemolle, ma a questo punto qualcuno più scafato di voi avrà già notato che alcune nomenclature sono cambiate, per esempio invece che La bemolle abbiamo Sol diesis, e invece che Re bemolle abbiamo Do diesis, eccetera eccetera. Perché? Perché ho usato queste fondamentali omofone rispetto a quelle dell'altra volta, quindi stesso suono ma gli ho cambiato il nome, per il semplice fatto di voler evitare nomenclature un po' antipatiche. Vi faccio un esempio: se io prendo la triade minore di Sol bemolle mi viene fuori
Sol bemolle, Si doppio bemolle, Re bemolle. Si doppio bemolle non è proprio il massimo della vita. Perché mi devo complicare la vita se la stessa triade, le stesse identiche note, le posso chiamare Fa diesis, La do diesis, e quindi triade minore di Fa diesis, e quindi per un motivo di nomenclatura comoda, questa volta ho scelto, ecco, alcune fondamentali in diesis piuttosto che in bemolle. È solo una questione di nomenclatura, di per sé cambia poco, ok? A parte il fatto che ovviamente le nostre diteggiature, avendo a che fare con delle terze minori e non terze maggiori, saranno diverse. Prima di andarci a eseguire le nostre triadi minori nei primi quattro tasti dello strumento, vi ricordo di fare attenzione alla posizione della mano sinistra, lo abbiamo detto già tante volte, ma fa sempre bene ripeterlo. Pollice al centro, nocche parallele alle corde, dita arcuate e mi raccomando le dita precedenti a quello che esegue la nota sempre giù insieme a lui, quindi mai questo, ok? Quindi per esempio Do minore sarà Do, 1, 2, 3 giù, Mi bemolle, 1 giù, Sol, corda vuoto. Sol diesis minore sarà Sol diesis, 1, 2, 3, 4 giù, Si, 1, 2 giù, ok? Re diesis, 1 giù, eccetera eccetera. Detto ciò, andiamo a eseguirci insieme l'esercizio e, come ho fatto per le triadi maggiori, anche questa volta durante il primo giro dirò ad alta voce le note delle nostre triadi minori. Io vi raccomando di memorizzare le note di queste triadi, questa cosa vi tornerà molto molto utile in futuro. Andiamo! Do, Mi bemolle, Sol. Fa, La bemolle, Do. Si bemolle, Re bemolle, Fa. Mi bemolle, Sol bemolle, Si bemolle. Sol diesis, Si, Re diesis. Do diesis, Mi, Sol diesis. Fa diesis, La, Do diesis. Si, Re, Fa diesis. Mi, Sol, Si. La, Do, Mi, Re, Fa, La, Sol, Si bemolle, Re. Ancora. Una volta praticate le nostre triadi minori nei primi quattro tasti dello strumento, memorizzandole, mi raccomando, pensate le note, siamo pronti a vedercele un po' su tutto il manico dello strumento, appoggiandoci anche un po' alle loro geometrie. Anche qui le diteggiature sono 2/3, nel senso che ce ne sono due che lavorano a mano ferma e sono sicuramente le più utilizzate, ovvero 1, 4, 3, Do, Mi bemolle, Sol, oppure 4, 2, 1, sempre Do, Mi bemolle, Sol, ma preso in un'altra posizione con un'altra diteggiatura. Oltre alle diteggiature a mano ferma, anche qui volendo ne abbiamo una che lavora su 5 tasti, che è questa, Do, Mi bemolle, Sol, 3, 1, 4, avanzando, ok? Io mi ritrovo a usarla spesso in senso discendente, la trovo abbastanza funzionale. Magari per andare dall'ottava alta all'ottava bassa, passando per la triade. Vedete un po' voi, anche perché praticherete questa, praticherete le altre due e ne praticherete anche altre su tutto il manico, pensando alle note, quindi concentrandovi sulle note e non sulle geometrie, nell'esercizio che segue, dove praticamente anche questa volta andremo a costruire una nostra linea di basso basandoci questa volta sulle triadi minori. La ritmica è molto simile a quella della volta scorsa,
ma c'è una legatura di valore in meno, quindi suoniamo più note per battuta. Viene fuori questo. Ve la solfeggio. Ta 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 ta. L'indicazione è di ribattere la tonica sulle prime due note e fare il resto della triade sugli ultimi due quarti della misura, quindi in questo modo. Ovviamente spaziando sul manico e come dire, prendendo terza e quinta nell'ordine che si vuole anche verso il basso, per esempio. Ok? E qui ho fatto la diteggiatura che vi dicevo prima. Ok? Abbiamo visto insieme le geometrie di queste triadi minori lungo il manico, ma il mio consiglio è di pensare poco alle geometrie e alle note piuttosto. Ecco perché vi dico che è importante memorizzare queste triadi. Questo vi aiuterà a creare una linea di basso ben movimentata, varia e non eccessivamente ripetitiva, come potrebbe essere. Ma piuttosto. Ok? Bando alle ciance, andiamo a suonarcela insieme. Via! Come avete visto, ho spaziato molto sullo strumento cercando di suonare una linea di basso varia che sfruttasse un po' tutta l'estensione a nostra disposizione, chiaramente senza esagerare verso l'alto perché stiamo accompagnando e non stiamo facendo un solo. Ovviamente sentitevi liberi di variare un tantino la ritmica se lo ritenete opportuno, senza esagerare,
oppure di variare un tantino l'ordine delle note della triade che suono su questa ritmica, sempre partendo dalla tonica, ma posso benissimo, per esempio, invece che fare ribattere la tonica, posso suonare già tutta la triade e andare sull'ottava. Questo, per esempio, è un ottimo modo per aprire quando ci sono due misure con due accordi diversi, tipo Sol minore e La minore. Ok? È solo una soluzione, insomma, che vi suggerisco, ma ce ne sono tante altre e tante ne dovete trovare voi. Quindi a questo punto non mi resta che lasciarvi suonare sulle due basi in ordine, quindi prima le triadi nei primi quattro tasti e poi questo brano composto da triadi minori. Buona pratica, buona musica e alla prossima, bassisti!